Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come facciamo di consueto, in apertura i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Governo del territorio, approvata a maggioranza una nuova legge. Ambiente, novità per gli impianti di radiocomunicazione. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza la legge di modifica alle norme in materia di governo del territorio. 21 i voti favorevoli, Partito Democratico e Italia Viva, 11 astenuti, Fratelli d'Italia e Lega, e 2 contrari, Movimento 5 Stelle. Ad illustrare il provvedimento la Presidente della Quarta Commissione, Lucia De Robertis, che ha evidenziato un duplice obiettivo: snellire il procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e l'adeguamento della normativa alle modifiche introdotte dal legislatore nazionale al testo unico sull'edilizia. La legge Marson è una legge che mira a salvaguardare il territorio, che mira a ridurre il consumo di suolo, e quindi è una legge opportuna. Che la si adegui frequentemente è un segno di aggiornarla, di semplificare le procedure, di snellire la vita dei comuni e di adeguarsi a un contesto mutato. Con l'intervento di oggi noi facciamo due cose sostanzialmente: alleggeriamo la procedura per la formazione dei piani strutturali dei comuni e adeguiamo le norme che provengono dal testo unico dell'edilizia, favorendo la ricostruzione, favorendo la ristrutturazione e il recupero dei fabbricati. Come Commissione siamo intervenuti anche per accentuare le semplificazioni nel tema, per esempio, del recupero delle acque, favorendo l'insediamento di cisterne anche nell'attività agricola amatoriale senza titolo edilizio. Abbiamo semplificato anche per i nostri agricoltori la permanenza e la costruzione delle serre, che sono tanto necessarie per l'attività agricola da parte dei nostri vivaisti e dei nostri agricoltori. Quindi un intervento che mira alla semplificazione e che, lasciando fermi i principi della legge di cui abbiamo ovviamente bisogno. Il Partito Democratico per l'ennesima volta ha portato una mini modifica alla legge urbanistica, la famosa Marson, la 6514, che conoscono bene i professionisti e i tanti operatori anche del diritto che si trovano all'interno dei comuni. Hanno portato alcune semplificazioni, togliendo cioè la conferenza di copianificazione per alcune ipotesi, cioè quella conferenza che mette allo stesso tavolo i comuni e la regione per trovare una quadratura dello sviluppo del territorio. Ma si sono dimenticati, come noi avevamo suggerito e ci hanno bocciato gli emendamenti in commissione, di semplificare anche i termini per la pianificazione, perché i comuni, che hanno sempre maggiori difficoltà di personale e di risorse ad acquisire anche necessarie ad acquisire consulenze esterne, spesso e volentieri vanno oltre i termini molto stretti dei 3 anni per fare il piano strutturale e il piano operativo, perché in Toscana, a differenza che in altre regioni, si è voluto mantenere la doppia pianificazione, e questo comporta grandi e gravosi procedimenti che mettono a repentaglio lo sviluppo del territorio e attraverso il regime cosiddetto di salvaguardia, quando si superano i 3 anni, provocano il blocco dell'attività edilizia con un doppio danno, cioè i comuni non incassano gli oneri di urbanizzazione e le opere pubbliche che sono connesse a tanti piani attuativi, e i cittadini e le imprese non lavorano e non costruiscono quello di cui hanno bisogno. Pertanto ci siamo astenuti, consapevoli del fatto che è l'ennesimo tentativo di adeguare e semplificare una legge che è nata già complicata e che ha avuto bisogno di ben 13 regolamenti attuativi che hanno dato vita a centinaia di norme che mettono in difficoltà i cittadini e le imprese. Io mi sono astenuto perché nella mancata chiarezza della legge 65, che è stata più volte cambiata, modificata, non siamo riusciti a raggiungere ancora un testo che possa essere perfettamente comprensibile, ma soprattutto perfettamente utilizzabile, perché credo che sia importantissimo un coinvolgimento degli operatori e dei tecnici che devono poi mettere in atto queste questioni. Per cui sicuramente qualche cosa di buono c'è, perché anche il cercare di semplificare un pochino tutto quello che è l'iter autorizzativo è importante e sicuramente va nella direzione giusta, ma credo che se non abbiamo chiaro noi ciò che vogliamo raggiungere,
ancora più difficile lo sarà da Italia Viva, che ha portato a una sospensione. Soddisfazione per i due voti determinanti di Italia Viva per consentire la modifica di questa legge che semplifica l'urbanistica nei comuni toscani, che limita l'attività della copianificazione, che velocizza le opere pubbliche, ma che nel 2022 è sceso leggermente era un impegno sotto la soglia dei 500 parti, di coalizione a sostegno del presidente Gianni. Oggi che arriva questa legge l'abbiamo voluta votare con convinzione e anche soddisfazione di dimostrare quanto questa coalizione poi nel merito delle questioni sia compatta e nello stesso tempo quanto sia determinante il lavoro e il ruolo che svolge Italia Viva nella maggioranza, non soltanto perché senza i nostri due voti non avremmo avuto la maggioranza dell'Aula, ma soprattutto perché siamo importanti e propulsivi rispetto a una politica riformista di questa regione. Siamo alla 92esima modifica della legge sull'urbanistica regionale in 10 anni, sono circa 10 modifiche l'anno, circa uno il mese, e si continua a non capire che questa legge andrebbe buttata nel cestino e rifatta. Ma in realtà chi contesta la legge Marzon del 2014, e magari era proprio in consiglio e magari era anche presidente della Commissione Territorio e Ambiente, oggi evidentemente ha una visione diversa, ma governava il PD allora come governa il PD oggi. Noi sulle semplificazioni di questa legge ci siamo sempre astenuti, crediamo, e anche questa volta l'abbiamo fatto, crediamo che una semplificazione serva, ma una semplificazione vera e non queste continue modifiche che poi creano molto disagio soprattutto all'interno degli uffici tecnici dei comuni e dei nostri amministratori, che magari poi si trovano a dover fronteggiare innumerevoli controversie con altri enti e anche con privati. Quindi questo è il punto, e crediamo che veramente non si possa una volta mettersi una maschera se si parla con certi tipi di associazione e altre volte un'altra. Serve chiarezza, la ratio della legge è stravolta e quindi è una legge da rifare. Via libera dal Consiglio regionale della Toscana alla nuova legge regionale di modifica della disciplina in materia di radiocomunicazione. L'atto è stato approvato con 19 voti a favore, 5 contrari e 8 voti di astensione. Approvato sempre a maggioranza un ordine del giorno presentato dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Irene Galletti. Respinti 2 emendamenti presentati dalla Lega per il rafforzamento di un'ulteriore discrezionalità dei comuni. Abbiamo cercato di cogliere appieno lo spazio che ci viene affidato dalle competenze che spettano alla Regione. Non è competenza regionale il grado di emissione delle onde elettromagnetiche, le tolleranze. Questi sono provvedimenti che lo Stato prevederà in maniera innovativa a breve. Sono già stati annunciati innalzamenti dei limiti e delle soglie di accettabilità dei campi elettromagnetici, ma alle regioni compete la guida e la costruzione degli strumenti idonei a garantire la qualità del servizio. La qualità è un concetto ampio che prevede la qualità della connettività, la latenza, i tempi nei quali si riesce a comunicare e a interagire con gli strumenti che l'elettronica mette oggi a disposizione. E anche il nostro compito è quello di far sì che siano al meglio evitate le sovrapposizioni, che sono leggibili ormai sul nostro territorio, ma su tutto il territorio nazionale. I gestori, in assenza di norme, hanno operato cercando di mettere a frutto le leggi del mercato, investono ripetutamente sovrapponendosi laddove il mercato ha più istanze e non coprono le aree, quelle che noi purtroppo chiamiamo aree interne, aree collinari, montane.
Noi abbiamo votato convintamente questa legge che va nella direzione dell'innovazione, il 5G serve all'evoluzione, serve allo sviluppo, serve uno sviluppo responsabile. Ai comuni viene chiesta una grande assunzione di responsabilità, la possibilità di definire nei propri territori zone idonee, zone sulle quali si possono installare o non installare delle antenne, si possono fare dei percorsi di partecipazione e di informazione, quindi sia allo sviluppo, sia ovviamente alla tecnologia, sia alle nuove tecnologie a servizio della complessità dell'innovazione tecnologica dentro un quadro di grande rispetto del paesaggio toscano e soprattutto della salute dei cittadini. Per questo è fondamentale definire una legge. La Toscana si dota di una normativa innovativa all'avanguardia sotto il punto di vista nazionale e anche internazionale. Devo dire che le tutele previste dalla nostra normativa sono un unicum. La Lega ieri è intervenuta anche su questa tematica e ha votato contrario a questa proposta di legge, in quanto riteniamo che non ci sia stata sufficiente attenzione verso quello che sono le prerogative dei comuni, perché i comuni sono i punti di riferimento centrali. C'è un tentativo di accentrare il potere della organizzazione e della messa insieme di quelli che sono le nuove normative che riguardano le antenne, che rischiano di non permettere ai comuni quell'azione di equilibratura, di confronto fra le esigenze pubbliche, penso alla salute, penso ovviamente anche alla necessità che la comunicazione sia facilitata attraverso questi strumenti nelle zone periferiche, con quelli che sono gli altrettanto legittimi interessi dei gestori. Riteniamo che la normativa, per come è stata modificata, potrebbe ampliare queste problematiche invece che risolverle. Abbiamo presentato emendamenti che non sono stati accolti e che andavano in quella direzione e quindi inevitabilmente abbiamo votato contrario. Come gruppo di Fratelli d'Italia infatti avevamo proposto invece di mantenere, anche su suggerimento di alcuni enti locali e di alcune società che svolgono consulenza per gli enti locali, anche l'accatastamento dei microimpianti invece sono stati esclusi. Abbiamo chiesto che la Giunta continui ad occuparsi delle aree interne, cioè di quelle aree montane e insulari dove il segnale non solo non è di buona qualità come chiede la normativa europea, ma non c'è per nulla, mettendo in difficoltà famiglie, lavoratori e tante imprese che resistono a fare appunto attività anche in zone non coperte dal segnale. E poi abbiamo posto il tema naturalmente dei controlli, perché ARPAT ci ha detto che i microimpianti non sono così impattanti, ma che non ha il personale sufficiente per svolgere già oggi quei controlli che servono a verificare cosa dicono e dichiarano i gestori quando installano le antenne, cioè la potenza delle singole antenne viene autodichiarata dai gestori, ma naturalmente è opportuno, come richiedono anche gli enti locali, che ci siano adeguati controlli. Ebbene, questi controlli in realtà non ci saranno se non cambierà la dotazione del personale di ARPAT, e da questo punto di vista continueremo naturalmente a svolgere la nostra funzione di controllo e di sollecito nei confronti della Giunta. Ci sono due elementi da contemperare e che questa legge potrebbe fare se solo fosse adeguatamente finanziata, che è ciò che abbiamo chiesto con l'ordine del giorno. L'esigenza di rafforzare tutto quello che sono l'impiantistica e le necessità che vengono da avere una rete digitale efficiente anche nelle aree periferiche, cosa di cui la Regione parla da anni ma che ancora non è riuscita a fare. Abbiamo una copertura, aree grigie che ancora non sono coperte, e nello stesso tempo tutelare l'ambiente da un eccesso di onde elettromagnetiche. Per fare questo serve un monitoraggio. Questa legge potrebbe andare in quella direzione, cioè riuscire a fare un monitoraggio di quello che è l'inquinamento ambientale e capire anche quindi dove si possa fare nuovi impianti, nuove antenne, ripetitori, senza però danneggiare eccessivamente l'ambiente e soprattutto calcolare quali sono i danni, anche i possibili danni per la salute umana. Questo è un altro aspetto fondamentale. Però senza dare dei soldi a questa proposta di legge non si saprà né come fare il monitoraggio, e soprattutto ancora oggi mancano soldi per fare queste reti di telecomunicazioni e avere la banda larga, la fibra, soprattutto per le imprese e per le aziende pubbliche, le amministrazioni e quant'altro. Quindi di nuovo si tratta di un contenitore importante ma vuoto, e questo è stato il motivo della nostra astensione e il motivo per cui abbiamo fatto un ordine del giorno dove abbiamo chiesto di dare gambe economiche a questa iniziativa, altrimenti la Toscana e soprattutto alcuni suoi territori continueranno a rimanere indietro e saranno quindi poco appetibili sia per le persone che vorranno lì risiedere ma anche per le aziende. Qui si crea l'ennesimo problema tra il progresso
e l'ambiente. Perché è vero che noi si va verso il 5G, il 6G e poi va a sapere che cosa, però ci sono le aree interne che rimangono sicuramente penalizzate. Qualsiasi azienda, ovviamente etimologicamente vuol dire fare profitti, e quindi è meno interessata a poter perseguire la copertura di tutto il territorio, ma come politica, come pubblico, noi dobbiamo fare in modo che questo succeda. E senza danni alla popolazione, perché sicuramente questo fenomeno delle radiofrequenze con tanti ripetitori potrebbe creare qualche problema di tipo sanitario, quindi anche su quello dobbiamo assolutamente vigilare con attenzione. Questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortese attenzione. Cronache e Commenti torna la prossima settimana.